Dai, bambina, forza. Vediamo delle piantine. Oh, che bel cagnolino! Buongiorno. Allora, come avete visto, eravamo a passeggio perché siamo andati a ritirare i libri di scuola. E poi dove siamo andati? A prendere la relazione per di Gabriele, e poi siamo andate a prendere, vabbè, la colazione, e infine siamo andate al mercato a comprare la verdura, e poi mi sono presa una borsa nuova, perché questa qui è bella perché ha tante tasche, però per me che ho la memoria corta e non mi ricordo mai dove metto la roba, non è una buona borsa, perché magari metto le chiavi nella prima tasca ma poi mi dimentico, quindi le cerco nelle altre tasche, perciò non va bene avere tante tasche. Adesso stiamo andando a casa e passiamo a vedere se disgraziatamente ci fosse il prete. Chi è che suona? Quello che hai detto. Direi che suona, aspetta, e per prendere appuntamento per Gabriele, per il battesimo di Pia, così vediamo se riusciamo ad avere una data, perché se no qui continuiamo, il tempo passa e questo battesimo non lo facciamo più. Mi si sono staccate due unghie e meno male che dopo domani devo andarle a rifare, perché mi si sono staccate perché, beh, facendo i lavori ci ho dato dentro dei colpi e mi si sono saltate. Così dopo domani andiamo dalla zia. Cioè. E quindi niente. Sì, oggi pomeriggio dovrebbe venire l'amico di Maurizio a vedere per i lavori. Anche perché c'è stato un intoppo che poi quando arriveremo a casa vi spiego e vi faccio vedere, e quindi ho bisogno di qualcuno che faccia una parte e poi io continuerò a dare il bianco, però praticamente siamo fermi al momento e basta. Adesso passiamo a andiamo dal prete a vedere se c'è, se ci dà l'appuntamento per il battesimo di Pia. Ciao. Allora, siamo tornati a casa e adesso vi faccio vedere anche i libri che sono andata a ritirare. Questi qui sono quelli per Gabriele e qui abbiamo di scienze, mosaico scienze, poi passaparola di italiano, esprit di francese, vabbè, lezioni di arte, di artistica, la storia insegna di storia, tecnologia verde, appunto di tecnologia, e Make It Plus di inglese. A parte qualcheduno, a parte questi, 1, 2, 3, 4, che li avevano già, però erano tutti scritti o comunque rovinati, questi tre sono nuovi perché loro non l'avevano dovuto comprare il libro di arte. Storia è un'edizione diversa. Gridare. E tecnologia anche loro avevano, Manuel e Giorgia avevano un altro libro di tecnologia. Scienze invece alla fine era giusto quello che avevamo noi, però per sicurezza gliel'ho preso nuovo, anche perché ci sono poi gli esercizi e quelle cose lì, e quindi ho preferito prenderglielo nuovo. Poi non ero sicura, non posso far iniziare la scuola che magari gli manca, perché vedete che ci sono anche questi piccolini, e se magari poi non erano tutti quelli che avevamo noi, perché io non è che mi ricordo quanti ce n'erano, e quindi ho preferito prenderglielo nuovo, tanto comunque il secondo e il terzo ce l'abbiamo, e quindi non lo compreremo di nuovo,
che sapete, quei libri che abbiamo messo da parte. E poi comunque qualcheduno c'è di sopra, no? Pia, ce l'abbiamo ancora di sopra e qualcheduno deve ancora invece arrivare, quindi appena poi arriveranno ve li farò vedere. Comunque questi qua sono i libri di Gabriele. Poi al mercato abbiamo comprato la mazzamosche perché, per quanto mi dispiaccia, sono veramente invadenti, invadenti. Poi qui invece ci sono quelli di Manuel e di Giorgio. Allora, il lungo presente è di Manuel ed è di geografia e cittadinanza, c'è scritto qua, se no non lo sapevo. Poi I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, che così è un libro da tenere e da leggere. Ne avevamo già uno, però è molto vecchio, vabbè, però questo qua bisognava comprarlo e l'abbiamo comprato. Poi d'inglese ha questo libretto, che è un libretto col CD da leggere, poi ci sono le varie risposte e poi c'è il libro proprio, quello che usano, lo student book con gli esercizi e tutte le cose che devono imparare. Matematica, che è lo stesso di Giorgia ma di seconda. E purtroppo non ho potuto passare a Giorgia quello di Manuel perché, siccome l'avevo già preso usato, usandolo lui, che non è molto molto attento, diciamo, l'ha distrutto. E quindi poi comunque gli esercizi erano quasi tutti fatti sul libro e quindi non gliel'avrei proprio potuto dare a Giorgia perché sennò non ha senso. E poi sempre per mano. Sempre per Manuel, questo qui, un incontro inatteso, antologia per il primo anno, poesia e teatro. A me, giuro, dispiace buttare via poi questi libri perché ci sono delle cose interessanti da leggere che però io non ho mai tempo e non riesco a leggere. Invece, per quanto riguarda Giorgia, Manuel fa il secondo anno di scienze umane, mentre invece Giorgia farà il primo anno del liceo artistico. E quindi abbiamo manuale di disegno che ha due fascicoli. Poi Tiberiade, che è un corso di religione cattolica, e poi ha un altro inserto con le grandi religioni, e questo qui è veramente, secondo me, super interessante perché è una cosa di cui io sono curiosa, e sono le altre religioni, gli usi e costumi, il perché, cioè come la come sono diverse, in che cosa le religioni. E quindi è molto interessante. Sono sempre stata curiosa su questo lato qui. Sono contenta che Giorgia ha questo libro, oltre che per la religione cattolica, anche per le altre religioni, perché così magari posso leggerle. Poi c'è questo libro, Grafica e Arte, Manuale di Discipline Grafiche e Pittoriche. Anche questo qui è, cioè, veramente fighissimo. Ve lo faccio vedere un po', ma cioè, veramente, sinceramente, non vedo proprio l'ora perché è proprio interessante. Mi piace un sacco, cioè, guardate. Cioè, veramente, veramente, non vedo l'ora. Una cosa che io adoro tantissimo dei libri nuovi è l'odore. E niente, poi qui c'è quello di matematica, appunto, che vi dicevo. E basta, quindi questi qua sono i libri in tutto, tra quelli di Gabriele. Oggi lascia stare il pane, via. Tra quelli di Gabriele, quelli di Manuel e quelli di Giorgia, al momento abbiamo speso 410 euro. Ce ne vanno ancora più o meno 240 di euro, ho fatto il conto e non, mancano ancora dei Manuel, no, li ha tutti. Invece per Giorgia mancano praticamente tutti e Gabriele ne mancano ancora due, quindi piano piano arriveranno, ve li farò vedere. Adesso invece vi faccio vedere quello che mi sono presa io al mercato. Al mercato per me ho preso una borsa che è fatta così, riesco a metterla a tracolla, è molto capiente, come vi dicevo, ha una tasca sola, però
perché, cioè, a parte questi taschini che magari li posso usare per metterci le chiavi se mi ricordo, e poi qui ha una cerniera. Aspettate che qui vedete una tasca con una cerniera, però dentro ha una tasca, cioè un sola, e per me è molto più comodo perché poi io mi dimentico in quale tasca lo metto. E poi qui c'è una tasca ancora aggiuntiva che va di qua, dove ecco qua si potrebbero mettere, esce qualcosa, ah, la targhetta della marca. Si potrebbero mettere, potrei metterle qui le chiavi, che così ce l'ho sempre a portata di mano. Però molte meno tasche, quindi da ricordare è più facile. Poi una cerniera qui perché si può allargare ancora di più di così. Fa tutto il giro intorno fino qua e si apre. Ed è molto molto carina, devo dire. A me è piaciuta, di un rosa. Non si vede tanto bene dal telefono, però è un rosa antico. Mi piace tantissimo. Quindi poi sposteremo tutte le cose da una borsa all'altra. Intanto vi faccio vedere cosa in un video, faremo un video dove vi faccio vedere quello che ho nella borsa e quello che voglio spostare in questa. Comunque, poi qua lì in cartoleria abbiamo preso, le bambine hanno preso queste gomme a forma di matita e due colle stick per le varie schede che dovranno poi attaccare. Poi al panificio, dove abbiamo preso la colazione, io ho preso una pizzetta già da una brioche, Pia un pezzo di focaccia e Sabrina ha preso la focaccia con i wurstel. Io ho ben preso anche 1 chilo di pane. E adesso vi faccio vedere la verdura. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che questa borsa l'ho pagata 5 euro. Ed è per quello che mi sono convinta a prenderla. Non mi piace spendere tanti soldi nelle borse e neanche averne tantissime perché non sono una che cambia borse spesso. Ho questa qui, quindi poi per tutti i giorni, uno zainetto che ci ha dato la zia di Maurizio che userò quest'inverno e quella nera, diciamo, per le occasioni più speciali che mi ha regalato una di voi, quella ragazza che ci aveva mandato tutte quelle cosine e quindi come borse, per come sono io, ne ho anche fin troppe. Quando ero più giovane ne avevo tantissime, ma adesso mi sono accorta che non mi piace più tanto cambiare. Quindi va bene così. Questa borsa, zainetto che è nero e grigio e poi la borsina elegante e basta. Così quella là che uso adesso di solito la ridò anche alla mamma perché è la sua. E basta, va bene. Adesso vi faccio vedere davvero la verdura. Eccoci qui. Dunque, qui ho preso un po' di patate. Poi qua dei pomodori, perine, purtroppo è nuvolo e quindi la luce scarseggia un po', banane, tantissime banane, poi melanzane, quelle un po' più lunghe, uva bianca, uva nera, fagiolini, zucchine però col fiore un po' andato, due avocado. E 4 mele. Di questa roba qui che vi ho fatto vedere ho speso 20 euro. Come prezzo in effetti mi sembra un po' più ragionevole, però secondo me per la quantità che prendevo nell'altro, secondo me il prezzo andava bene perché qui le quantità, come potete vedere, anche di pomodori sono molto molto più contenute, mentre invece là prendevo una cassetta che sarà stata almeno 10 kg, secondo me, non lo so. L'uva, vabbè, uguale. Comunque mi sono trovata bene e come vi dicevo vorrei che diventasse una tappa fissa per me, Pia, il martedì e il venerdì, in modo da avere sempre comunque verdura abbastanza fresca e in modo da non fare grosse scorte. Come facevo adesso, ma anche d'estate con i lavori magari non esco tanto. Invece, bene o male,
D'inverno non avrò più lavori da fare e poi usciamo anche per quanto vi dicevo, l'acqua presa dalla macchinetta usciamo molto, molto di più e quindi è una cosa più fattibile. Comunque, di tutta questa roba qui ho speso 20 euro. Fatemi sapere se secondo voi cosa ne pensate, visto che comunque mi avete dato consigli, eccetera, eccetera, se secondo voi questo per questa roba qui è un prezzo più adeguato. Adesso no, adesso vado a mettere a posto tutto e poi vi faccio vedere cosa ci è arrivato da Wish. Allora, da Wish Wish è tieni. arrivato questo pela patate, diciamo, pela tutto, che ha però due parti, una è seghettata più fine, una è seghettata più grande. Come vedete, può fare le cose a sticchi. E in regalo è un attrezzo fatto così, e in regalo mi hanno dato questi tatuaggi Temporanei. temporanei, Abbiamo già ovviamente. deciso chi è che li fa. Io la mamma è Giada. Io farò questo qui, così da Io vedere questo. se mi Io piace. questo. Questo qua è carino. Ce lo facciamo tutte e tre sulla spalla. No, su, come si chiama? Spalla. Falla. E niente, poi ve lo faremo vedere. Adesso andiamo a preparare il pranzo. Allora, per E questi pranzo. libri quindi ha detto è meglio se andiamo dalla mamma di coso. Cosa cosa? Io non so come si chiama. Da. Sì. E per pranzo ci siamo fatti più o meno tutti il panino con avocado che ho schiacciato e ho condito con il sale, pomodoro e primo sale. Qui c'è i miei avanzi che mangerò dopo e basta. Buon appetito a noi. Cosa fai? Fai un touchdown alla mamma? Pia. Pia. Aiutatemi. Pia, non sono i dissimi. La bambina sta urlando. Dov'è Pia? Dov'è Pia che dai vita Ragazzi, alla guardate mamma? mia figlia, è bellissima. Ha pure gli occhi azzurri, li ha presi da suo papà. Il tuo figlio è lì dentro. Questo è il riposo della mamma. Allora, è arrivata l'ora di cena. Ne ho preparato del merluzzo al pomodoro con i fagioli bianchi di Spagna. E poi per me invece gli straccetti di soia, sempre con i fagioli bianchi di Spagna. E poi qui c'è il cavolfiore bollito, cioè al vapore. E basta, adesso vi giro che ho una novità bellissima da dirvi. Vabbè, allora, come vi avevo detto, stamattina siamo andati dal prete, dice Giada, e abbiamo la data per il battesimo di Pia, che sarà il 19 di settembre. Quindi adesso, no, cosa fai? Tirati su. Quindi adesso ho già avvisato il padrino e la madrina e basta, perché non facciamo una festa, perché comunque, come vi dice, la settimana poi dopo, la domenica dopo, c'è poi la comunione di Sabrina e quindi faremo poi la festa lì per tutti quanti. Non ho ancora deciso dove farla, perché qui non riesco a mettere a posto assolutamente. Erano troppo alte le mie aspettative e quindi devo trovare un'altra soluzione per fare questa festa. E adesso vi faccio vedere anche quello che abbiamo fatto oggi pomeriggio. Allora, oggi pomeriggio con Giada e Sabrina, più l'altro Giada, abbiamo messo a posto qui sotto. E questo qui è macchiato, ma tanto è finito, quindi due spruzzi e l'umido da portare via. Comunque abbiamo sistemato, pulito per bene perché c'era un caos pazzesco. E niente, questo è quello che abbiamo fatto oggi pomeriggio, oltre a un piccolo pisolino che ho fatto
perché proprio ero stanca, stanca, stanca. Prima di mettere in ordine. Sì, prima di mettere in ordine ho fatto un pisolino e poi abbiamo un po' sistemato in giro, abbiamo pulito. Abbiamo, qui. Cioè Gabriele veramente ha sistemato e pulito qua sopra e poi un po' in generale anche in sala e di qua in cucina. Ma adesso vi giro perché siamo arrivati alla fine di questo vlog. Eccomi, siamo arrivati alla fine di questo vlog. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!